Un buon lunedì e un buon inizio di settimana da parte della redazione del TG6. In apertura del nostro telegiornale parliamo di lavoro. Iniziato oggi il presidio permanente dei lavoratori dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti, per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. La fabbrica produce grandi caldaie a condensazione per l'industria. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Vorrei sapere chi ha una patologia come me, diabetico a 67%, un microinfusore, dove vado a 51 anni a lavorare? Restano solo un paio di mesi di tempo per tentare di sventare la chiusura dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti. 71 lavoratori della multinazionale Carrier che dalla sera alla mattina si sono ritrovati a fronteggiare lo spettro della disoccupazione. Da questa mattina sono in presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica assieme ai sindacati FIOM e UIL. In 11 pagine di procedura non c'è mai scritta la parola crisi. L'ho letto e riletto, la parola crisi non c'è. Si parla solo di ottimizzazione, di competitività. Quindi è uno stabilimento in buona salute, forte, che produce da anni, che viene spezzettato, viene fatto a spezzatino. Infatti il nostro lavoro viene spostato nel plant di Volpago, Legnago e addirittura quello in Polonia. Quindi il lavoro nostro viene spostato negli altri siti. Noi vogliamo il lavoro in questo plant. La Val Pescara torna nuovamente così al centro delle cronache sindacali, una vertenza sanguinosa per il territorio e per il suo tessuto sociale. Certamente non ci aspettavamo una cosa del genere, il sentore ce l'avevamo con gli interinali che erano andati via, però non immaginavamo che adesso la decisione fosse quella di chiudere del tutto lo stabilimento. Sono tantissime famiglie del territorio di Cepagatti e per noi è un dramma. Ora la vertenza si sposta sui tavoli di trattativa, la politica è sollecitata a trovare una risposta nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo già fatto una richiesta d'incontro sul tavolo della regione con la speranza che venga accolta il prima possibile, perché non dimentichiamoci che sui lavoratori c'è una spada di Damocle della durata di 75 giorni, perché è già stata aperta la procedura di licenziamento. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, però, punta il dito sugli strumenti che mancano a partire dall'istituzione delle ZES. Alcuni strumenti pensati in Europa per rilanciare le aree depresse come le ZES, altri paesi europei li hanno messi in campo subito. Vedi la Polonia, ne ha istituite 14 e funzionano, mentre in Italia si fa fatica ad avere, dopo mesi e mesi dalla designazione di un commissario, ad avere la bollinatura della Corte dei Conti per poter una struttura di missione che consenta di farla camminare. E noi cambiamo argomento. Il 3 e 4 ottobre saranno 72 comuni abruzzesi chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Tra questi spiccano centri importanti della nostra regione come Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Sulmona e Roseto degli Abruzzi. In questi comuni, data l'elevato numero di candidati, quasi certamente sarà necessario il turno di ballottaggio. Vediamo. C'è grande fermento anche in Abruzzo per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Nella nostra regione i comuni chiamati alle urne saranno 72 su 305, di cui 5 sopra i 15.000 abitanti: Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Sulmona e Roseto degli Abruzzi. In questi centri, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti validi, la partita si chiuderebbe nel successivo turno di ballottaggio fissato per il 17 e 18 ottobre. In provincia di L'Aquila, dove sono 29 comuni interessati, torna al voto Sulmona. Qui ha deciso di non ricandidarsi il sindaco uscente, Anna Maria Casini, che dopo il primo mandato ha deciso di non partecipare a questa tornata elettorale. L'ultimo candidato a scendere in campo è stato Vittorio Masci, aspirante primo cittadino del centrodestra, sostenuto da 4 liste, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e quella del candidato sindaco. In corsa anche la consigliera di Fratelli d'Italia, Elisabetta Bianchi, con la lista Direzione Sulmona. In campo anche l'ex assessore di centrosinistra della giunta di Luciano D'Alfonso, Andrea Geo Solimo, che sarà appoggiato da 7 liste. Si gioca le sue carte anche l'avvocato Gianfranco Di Piero per la coalizione Liberamente Sulmona e che può contare sull'appoggio del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.
In provincia di Chieti sono chiamate alle urne i cittadini di Vasto, comune più grande al voto, dove si ripresenta davanti al giudizio degli elettori il sindaco uscente e rappresentante del centro-sinistra Francesco Menna, che conta di essere confermato al secondo mandato, come accaduto con il suo predecessore Luciano Lapenna. A contendere lo scranno più alto della sala Vennitti sarà per il centrodestra l'avvocato Guido Gian Giacomo, fondatore di Forza Italia Cittadina e consigliere comunale uscente. Corre anche Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo La Buona Stagione. Ci prova anche il Movimento 5 Stelle, con Dina Carinci a capo del progetto civico Chi ama Vasto. In corsa poi l'avvocato Angela Pennetta per la lista civica L'Arcobaleno, e che già 5 anni fa aveva provato la scalata al municipio per poi rinunciare prima delle elezioni. Infine correrà anche Anna Rita Carugno con la sua lista animalista Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali. A Lanciano, dopo mesi di fibrillazioni e spaccature, il centrodestra ha trovato la quadra sull'avvocato ed ex sindaco Filippo Paolini. Dall'altra parte c'è il centrosinistra, con Mario Pupillo ai saluti dopo aver chiuso i 2 mandati. A correre sarà un suo fedelissimo Leo Marongiu, 40enne, presidente del consiglio uscente. Il Movimento 5 Stelle andrà invece per la sua strada con Sergio Furia, che ha vinto una consultazione interna tra gli attivisti, che vedeva in lizza anche Licio Bonaffini e Alfonso Valerio. Corre Ivaldo Rulli, funzionario ASL, veterinario e artista, 64 anni, che si presenta con la lista Rilanciamo Lanciano. A Francavilla sono ben 8 i candidati a sindaco. Il centrosinistra, per difendere la sua roccaforte, punta sull'avvocato Luisa Russo, assessore e delfino del sindaco Antonio Luciani, che non potrà ricandidarsi essendo al secondo mandato. Il suo nome ha avuto la meglio su quello di Cristina Rapino, candidata indicata dal Partito Democratico. Il centrodestra risponde con l'imprenditore e già sindaco della città adriatica Roberto Angelucci. In corsa anche Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Forza Italia. Per il Movimento 5 Stelle, che ha scelto di non appoggiare il Partito Democratico, corre il consigliere comunale Livio Sarchese, leader cittadino del Movimento e candidato sindaco anche nel 2016. Ci sono poi Camillo Paolini con la lista Aria Nuova, Moreno Bernini per Uniti a Sinistra, Carmine Montebello con la lista Etica Montebello e Gianluca Baldassare con la lista civica Gianluca Baldassare sindaco. In provincia di Teramo gli occhi sono tutti rivolti a Roseto degli Abruzzi. Per il centrosinistra correrà per un secondo mandato il sindaco uscente Sabatino Di Girolamo, appoggiato da 3 liste, tra cui quella del Partito Democratico. Sul fronte centrodestra il candidato sindaco è William Di Marco, appoggiato da 4 liste, tra cui spiccano Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Civiche. Scende in campo anche Tommaso Ginoble, ex assessore regionale del Partito Popolare della giunta di Ottaviano Del Turco, ex deputato del Partito Democratico, ora sotto le insegne di Italia Viva, ma che per questa tornata elettorale ha deciso di rinunciare proprio al simbolo del partito di Matteo Renzi. In campo poi Mario Nunes, della Civica Spazio Civico, appoggiato da un altro big di Roseto, l'ex parlamentare Giulio Sottanelli, ex deputato di Scelta Civica, ora coordinatore regionale di Azione, il partito dell'ex ministro dello sviluppo economico e europarlamentare Carlo Calenda, mentre il Movimento 5 Stelle appoggia Rosaria Ciancaione della lista di Libera Coalizione Progressista. Tra i comuni che non andranno al ballottaggio spiccano infine quelli di Penne in provincia di Pescara e San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. E la cronaca ci porta a San Salvo, dove alle 2 di notte presso la villa comunale si è propagato un incendio che ha mandato in fumo i nuovi giochi per bambini. Sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati da giovani cittadini che si trovavano da quelle parti. In pochi minuti le fiamme hanno divorato i giochi dell'area, fortunatamente senza ulteriori danni a case e vegetazioni circostanti. Dure le parole del sindaco Tiziana Magnacca, vediamo. Stanotte purtroppo nella nostra città è accaduto un atto vandalico, un atto delinquenziale gravissimo che ci ha lasciati veramente atterriti tutti. Adesso eravamo qui che parlavamo con alcuni cittadini, una cosa che in realtà non ci saremmo mai aspettate e che lascia un profondo interrogativo in tutti quanti noi. Aver bruciato un giochino della villa comunale nel luogo deputato alla frequentazione dei giovani e dei bambini è qualcosa di inaccettabile,
che non possiamo lasciar trascorrere come se fosse, ecco, un atto, come dire, una ragazzata. È chiaro che l'incendio è stato provocato, è stato premeditato, perché il materiale con cui è stato appiccato è stato portato in loco con l'intento di far bruciare tutto. Sono bruciati anche alcuni lampioni, parte di un albero, e anzi fortuna com'è andata, perché con il verde che c'è attorno si sarebbe potuto fare un bilancio anche più grave. Questa volta non saremo in nessun modo flessibili, comprensivi. Se questa è opera di ragazzi, poco ci interessa che siano minorenni o maggiorenni, chiederemo che ci siano le giuste pene, adeguate alla gravità dell'offesa e al patrimonio pubblico e all'ideale e all'immagine della nostra città. Abbiamo già delle immagini e speriamo che da queste immagini che stanno visionando ora i vigili urbani sia possibile individuare in una maniera più precisa possibile gli autori. Abbiamo delle buone piste, diciamo così, investigative su cui lavorare. I gruppi di centrosinistra in Regione Abruzzo ha depositato una proposta di legge per valorizzare le 40 miniere dismesse su tutto il territorio abruzzese. Vediamo il servizio. Tutelare e valorizzare i siti minerari dismessi e il loro patrimonio storico, archeologico, paesaggistico ed ambientale è l'obiettivo della proposta di legge dei gruppi di centrosinistra in Regione Abruzzo presentata al Consiglio regionale. Dopo la cessazione della fiorente attività mineraria che ha interessato la regione nel Novecento, resta un considerevole patrimonio minerario da conservare, riconvertire e riqualificare e soprattutto rendere sicuro. In base agli ultimi dati Istat, che si riferiscono al 2018, a livello nazionale sono stati censiti 94 siti minerari attivi, di cui soltanto 75 in produzione. Per l'Abruzzo, dati Istat del 2016, sono 40 i giacimenti minerari abbandonati. 22 nel Pescarese, 16 nell'Aquilano e 1 in provincia di Teramo, che possono essere rivalorizzate naturalmente in sicurezza, e questa proposta di legge tende a costituire una sorta di testo unico di tutte queste norme che sono state già inconcordate in parte con le associazioni, parlo per esempio del GRAIM, parlo per esempio del CARS e dell'Associazione Speleologica Abruzzese, che potranno tutti quanti collaborare per far individuare alla giunta regionale il piano pluriennale della rivalorizzazione delle miniere abruzzesi. Tra l'altro queste miniere possono diventare anche fonte di ricerca scientifica. Per quanto riguarda le miniere della Maiella, che ormai diciamo, mettono insieme 12 comuni della parte settentrionale della Maiella, da Popoli, Saramonacesca, Bateggio, Roccamorice, Manoppello, Lettuanoppello eccetera, sono stati fonti di ricerca universitarie che per esempio per il bitume diciamo, dovevano scendere a profondità molto elevate e che invece grazie al GRAIM sono potute entrare in queste miniere e trovare quello di cui c'era bisogno già a profondità molto molto più ridotte. Due delegazioni provenienti, una dalla Polonia e una dalla Lituania, sono state ricevute questa mattina a Teramo dalle istituzioni cittadine. La visita rientra nell'ambito del progetto europeo Erasmus per l'integrazione sociale degli anziani, promosso dall'Associazione Abruzzo Ontario di Atri. Ad accogliere gli ospiti anche il console onorario della Lituania in Italia, il maestro teramano Maurizio Cocciolito. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. L'Italia avrebbe tutto da imparare dalla Polonia e dalla Lituania quando si tratta di integrazione sociale degli anziani. I centri destinati ai non più giovanissimi sono in questi paesi organizzati alla perfezione e ricchi di iniziative culturali e ludiche. Proprio in questi giorni sono in visita in Abruzzo due delegazioni, una polacca e una lituana, nell'ambito del progetto Erasmus denominato Golden Age of Senior, promosso dall'Associazione Abruzzo Ontario di Atri. In mattinata le delegazioni sono state ufficialmente ricevute a Teramo dalle istituzioni cittadine e dal console onorario della Lituania in Italia, il direttore d'orchestra teramano Maurizio Cocciolito. I bravissimi responsabili dell'Associazione Abruzzo Ontario
proprio di Atri, hanno partecipato a un progetto europeo e quindi che consiste nel invitare, diciamo, e collaborare con persone non più giovanissime in campo internazionale per la qualità della vita, per migliorare la loro qualità della vita. Quindi circa 35 cittadini della Lituania e anche della Polonia sono stati qui ospiti dell'Associazione Abruzzo Ontario, hanno visitato diversi luoghi e oggi appunto c'è l'incontro istituzionale qui a Teramo. Felicissimi componenti delle due delegazioni, polacca e lituana, dell'accoglienza ricevuta a Teramo. I senior sono stati accompagnati dalla Protezione Civile e da una rappresentanza degli alpini in visita ai monumenti più belli della città e hanno ricevuto in dono, come ricordo della giornata, una mattonella di castelli. Lei è un teramano doc, come è diventato console della Lituania? Ma è un fatto di rapporti anche internazionali. La mia professione di musicista, di responsabile di istituzioni importanti, ha fatto in modo di conoscere, insomma, anche a livello diplomatico, delle persone che mi hanno chiesto se volevo assumere questo incarico. Naturalmente la cosa mi ha fatto molto piacere, mi rende molto orgoglioso, insomma, e naturalmente mi fa molto contento. Siamo ora alla pagina dello sport. Successo per il Pescara in trasferta contro la Carrarese. De Marchi e Memusciai firmano la vittoria biancazzurra. Nel mezzo il momentaneo pari di Battistella e il rigore fallito da Pompetti. Delfino a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Il servizio di Paolo Renzetti. Un Pescara operaio passa per 2-1 allo stadio dei Marmi di Carrara e dopo 180 minuti con il primato in classifica a punteggio pieno lancia un primo segnale al campionato. La testa è però già la gara con la Vis Pesaro, ma questa squadra dimostra di avere carattere. Il torneo è lunghissimo, ma l'Auteri Band sembra già essersi calata nella categoria. Allo stadio Toscano il tecnico pescarese conferma il 3-4-3 ma cambia un attore in particolare rispetto al match con l'Ancona. In campo Clemenza per Chiarella, poi tutto come domenica scorsa. Ilianes non al meglio va in tribuna, i locali guidati da Totò Di Natale rispondono con il 4-3-3, assenti nazionali Calai e Tuniov e gli infortunati Imperiale e Mazzarani. In campo i due ex biancazzurri Luci e Dombià. Si gioca in un pomeriggio estivo di fronte a circa 1000 spettatori, fra cui un centinaio di tifosi biancazzurri, alcuni arrivati con un tempo di ritardo. La gara nel caldo pomeriggio toscano si apre con i padroni di casa in avanti. Al quarto la squadra di Di Natale arriva ad un soffio dal vantaggio con il colpo di testa di Figoli che su cross di Dumbia colpisce in pieno la traversa dopo un tocco di Di Gennaro. Al decimo minuto arriva la risposta ospite con un tiro a fil di palo di Clemenza. Al quattordicesimo il Pescara passa in vantaggio, punizione di Pompetti e palla a Frascatore che di testa colpisce la traversa con la palla che torna in campo e finisce a De Marchi che di rabbia supera Vettorel. Carrarese 0, Pescara 1 e festa grande in casa abruzzese con la formazione ospite che dunque può sbloccare il punteggio. La Carrarese dopo aver sfiorato il vantaggio ora è sotto con i biancazzurri che riprendono ad attaccare sfiorando il raddoppio al 25esimo minuto con Clemenza che a due passi da Vettorel si fa respingere la conclusione. La squadra toscana soffre, rischia ma al 34esimo con Battistella trova il pareggio con un gran gol del giocatore di proprietà dell'Udinese che dai 25 metri lascia scampo al portiere del Pescara. Tutto da rifare con il Delfino che accusa il colpo riprendendo ad attaccare e al 41esimo con Memusciai si rende pericolosa la formazione ospite ma la punizione dai 25 metri del giocatore albanese vede la parata in calcio d'angolo del portiere della Carrarese. In avvio di ripresa Pescara in campo con tre nuovi attaccanti ovvero Galano, Rauti e Bocic al posto di Clemenza, De Marchi e Dursi. Cambia tutto il reparto avanzato il tecnico abruzzese. Al secondo minuto marmiferi però pericolosi con Dumbia che manda il pallone dalla distanza di un soffio al lato. Tutto questo mentre entrano in curva un centinaio di tifosi biancazzurri con 45 minuti di ritardo a causa del traffico incontrato lungo il viaggio dall'Abruzzo in Toscana. Al 13esimo minuto Bocic, appena entrato, si infortuna e lascia il campo a Ferrari. Diventano così 4 i cambi fra gli ospiti, con la gara che però rimane molto equilibrata con le due squadre che si affrontano soprattutto.
soprattutto a centrocampo. In campo accade così poco, con Memusciai e compagni che faticano dalla cintola in su. Anche fra i locali arrivano sostituzioni tutte in attacco, con Di Natale che non si accontenta. Al 21esimo minuto, episodio importante della gara, con un tocco con la mano in area del neoentrato Pasciuti sul cross dalla destra, rigore che appare netto, con Pompetti che si fa però irretire da Vettorelle che para la conclusione del giocatore pescarese salvando la sua porta. Un brutto colpo per il Delfino, che però non demorde e riprende ad attaccare a testa bassa. I minuti trascorrono con la gara che non decolla. Negli ultimi 15 minuti spazio anche a Rizzo, che prende il posto di Zappella, con Auteri che passa al 4-3-3. Al 34esimo però Pompetti si riscatta dopo l'errore dagli 11 metri e crossa centro area per Memusciai, che da attaccante che non è mette di testa la palla alle spalle di Vettorelle. Traiettoria beffarda per l'estremo di casa e Pescara che trova il gol del 2-1. Biancazzurri nuovamente in vantaggio in un finale di partita molto nervoso e con i nervi a fior di pelle fra i giocatori delle due squadre. Al 44esimo Nzita, già ammonito, si prende il secondo giallo e lascia anzitempo il campo, con il Delfino in 10 negli ultimi minuti e con una grandissima sofferenza per la formazione del presidente Sebastiani, che alla fine porta a casa 3 punti di platino che valgono il primato in classifica a punteggio pieno. Vittoria importante, pesantissima per il Pescara. Io le volevo chiedere, insomma, come mai ad inizio di ripresa ha cambiato tutto l'attacco? Perché non si può fare nessuna bocciatura, nessun demerito. C'era molto caldo oggi, davanti avevamo speso la campo, le macchie erano preso in una botta. Se le pensi alla prima gara, abbiamo dei giocatori che sono in grado di entrare in partita in corso, i cambi sono 5. Di sicuro non una bocciatura. Mi auguro che rivedendola, perché la rivedremo in settimana anche diverse volte, riusciamo a capire alcune cose. Abbiamo qualità e lo stavamo anche dimostrando, però abbiamo commesso anche tanti errori puerili nella gestione della palla, anche nell'occasione del loro gol del pareggio con l'ultimo 25 metri. E questo in alcuni momenti ha fatto prendere un po' di coraggio alla Catanese, ha dato un po' di velocità, ma sempre dopo dei meriti nostri. Quindi questa partita la rivedremo, perché abbiamo qualità, ma io so che siamo in grado di migliorare, soprattutto sul piano della mentalità. Sul piano della mentalità sì, e dell'atteggiamento. A volte nel primo tempo soprattutto siamo un po' specchiati e non bene. Bisogna essere più risoluti, bisogna chiudere le azioni, provare a andare dentro. Tante volte non l'abbiamo fatto, poi magari quando qualche attaccante fa qualche smarcamento profondo, non riceve la palla, sembra quasi che si scoccia, e quindi dobbiamo migliorare questi atteggiamenti che non vanno bene, così come dobbiamo migliorare tante volte. Nel frattempo questi 3 punti ce li prendiamo, perché intanto li abbiamo fatti con merito, su questo non c'è dubbio. Il senso è quello di senso di appartenenza alla maglia, non è che uno può stare un giorno dentro, un giorno fuori, le cose vanno dimostrate. Carano è un giocatore forte, fa parte di questa rosa come ce ne sono tanti altri forti in questa rosa, ognuno si dovrà meritare le proprie chance con spirito di sacrificio e con senso di appartenenza, perché nessuno vive di meriti acquisiti. Cioè io i meriti li dobbiamo acquisire con la maglia del Pescara, è la cosa fondamentale. Poi, se voi in questi argomenti ci date anche una mano, non è una brutta cosa. Altra ottima prestazione per il Teramo, che tuttavia al cospetto del Siena non riesce a trovare la via del gol. Albonolis finisce 0-0 e i biancorossi, dopo 180 minuti di campionato, sono ancora a secco di reti. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Primo punto in campionato per il Teramo, che pareggia 0-0 al Bonolis contro il Siena, meritando anche qualcosa in più ma non riuscendo ad agguantare il primo successo stagionale. Guidi conferma la stessa formazione che ha perso a Chiavari contro la Virtus Entella, ma inserisce Rosso, che fa il suo esordio al posto dell'acciaccato Chiere Mateng, che va comunque in panchina. Gilardino lancia invece per la prima volta Paloschi dal primo minuto, con Varela nelle sue vicinanze e Favalli al posto di Farkas in difesa.
La gara inizia con Soprano che al primo minuto perde palla e Di Santo ci prova debolmente con parata comoda di Tozzo. Un minuto più tardi dall'altra parte Malotti porta palla fino al limite dell'area, carica il mancino e Lanni è decisivo nel mettere in calcio d'angolo. All'ottavo minuto di gioco episodio da Moviola in area Teramo perché su palla lanciata dalle retrovie la torre di un giocatore del Siena trova in area piccola Paloschi pronto a mettere il pallone in rete. Il direttore di gara però ferma tutto perché la palla per l'assistente era uscita dalla linea di fondo. All'undicesimo cross dalla sinistra con Cardoselli che di testa prova ad indirizzare sul palo più lontano con il pallone che finisce di poco a lato. Al tredicesimo dagli sviluppi di una punizione Soprano di testa non trova la porta anche dopo un rimpallo ma soltanto un calcio d'angolo. Al ventiduesimo il Siena ancora pericoloso con Varela che prende palla e rientra sul sinistro trovando centralmente Tozzo. Al 45esimo prima di rientrare negli spogliatoi Bernardotto fa un gran lavoro per tenere palla e attendere i compagni che non arrivano, così si gira, punta la porta e finisce a terra dopo un contatto con Milesi. Per il direttore di gara non ci sono però gli estremi del calcio di rigore. Nel secondo tempo il Siena riparte bene, su palla persa da Rosso ne nasce fuori un'azione che porta al tiro di Santo e Tozzo che si rifugia in angolo. Al quinto minuto di gioco da un cross dalla destra ancora Siena pericoloso con Paloschi che salta più in alto di tutti ma non trova la porta. Poco dopo arriva la risposta del Teramo che è in una combinazione tra Viero e Mungo, il tentativo di sforbiciata di quest'ultimo però non è abbastanza forte ed angolata. Al 42esimo Bua fa il suo esordio al posto di Malotti e poco dopo servito da sponda di Biligea all'occasione per presentarsi nel modo migliore ma il tentativo in diagonale viene deviato in angolo. Il Teramo chiude ancora la gara in attacco dopo aver dialogato con Rossetti, lascia a Mungo il cui cross dalla sinistra prova ad armare la testa di Fiorani che di testa porta sguarnita e da solo non riesce a mettere dentro il gol che sarebbe stato della vittoria. Il Diavolo si porta quindi a casa ancora indicazioni positive ed il primo punto del campionato con primo gol che però ancora viene rimandato. Domenica prossima per i biancorossi ci sarà la trasferta a Modena. Secondo me meritavamo qualcosa in più perché specialmente poi nel secondo tempo ci siamo stati solo noi in campo e a parte un colpo di testa di Paloschi non ricordo nemmeno un'azione pericolosa del Siena, mentre noi abbiamo costruito fino all'ultimo secondo. E soprattutto siamo stati bravi a mettere continuamente sulla difensiva il Siena che aveva come unica uscita quella di cercare qualche giocata individuale ma hanno fatto veramente fatica, quindi la prestazione mi è piaciuta molto e sono orgoglioso di quello che sul campo i ragazzi hanno fatto anche in relazione a una squadra che è costruita per vincere il campionato, quindi per noi è un passo in avanti rispetto alla prestazione di Chiavari perché le sbavature che ci sono state, come normale che ci siano, però siamo stati molto solidi, soprattutto c'è stata grande continuità di gioco fino al 95esimo. Due o tre punti in più giocando meno bene di come hai fatto in questi 180 minuti, Federico Guidi mette la firma? È chiaro, se andiamo a vedere i risultati non posso che risponderti di sì. Era un'analisi che ho fatto appena sono rientrato negli spogliatoi al direttore. Secondo me il gruppo per le prestazioni che ha fatto sul campo meritava di avere perlomeno 4 punti e siamo a 1, però mi tengo stretto il percorso che stanno facendo questi calciatori perché stanno mettendo in campo secondo me tanta intensità e tanta qualità e quando giochi così poi alla lunga vieni fuori e le partite le vinci, quindi io sono estremamente contento delle prestazioni che stanno facendo e oggi siamo migliorati rispetto a quelle sbavature che avevamo commesso a Chiavari e davanti noi abbiamo affrontato Entella e Siena che sono due delle pretendenti a vincere il campionato. Domenica ci abbiamo un ulteriore test estremamente complicato con un'altra squadra che vuole vincere il campionato, andiamo a Modena e sarà bello vedere ulteriori miglioramenti perché sono convinto che questi ragazzi possano dare veramente tanto.
Il nostro telegiornale si chiude qui, io vi ricordo che i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Intanto vi ricordo anche che questa sera c'è il consueto appuntamento alle ore 21 con replay di Enrico Rocchi per analizzare la partita del Pescara a Carrara e proiettarci alla partita di domenica prossima contro la Vis Pesaro. Da parte mia un cordiale saluto e buon proseguimento con i nostri programmi.